curiosità, spettacolo, satira e divertimento. Musica da trattare. Dal 1982 su Radio Castelluccio. Buon cos'è l'amore? Cioè, cos'è? Cos'è? Ma perché cos'è? Dai, ma perché? What is love? Buon pomeriggio, pirati dell'etere, ben ritrovati con noi nel salotto del buon umore targato RC Radio Castelluccio. Buonasera da me, Peppe, io Giannotti tale e quale. Un cordiale benvenuto a voi sul web, su G, in applicazione Android o sulla storica frequenza dei 103. Dove eri tu quanto nacque il 103, Fabi? 103. Vabbè. Punto 2. Oggi sorrisi senza ricette, perché abbiamo una puntata dedicata a che cosa? Mamma mia, una puntata. Oggi sarà lui il protagonista. A teatro con la B maiuscola. Come con la B? Così. Vabbè. Noi avremo con noi in studio l'amico di sempre Vincenzo Fauci, con regista col quale poi proveremo a stare un po' insieme a chiacchierare con un altro ospite. Facciamo tante interviste oggi esatto. Siamo proprio giornalisti, ho anche il look da giornalista, mi sono preparata. Bella, no, è fantastico. Bellissimo. Dall'altra parte abbiamo invece, come sempre, colui che una volta praticamente le discoteche prima di lui erano conventi di clausura. Sì, Paul McCartney e Michael Jackson. Allora, Enzo Fauci, buongiorno, il nostro regista, buon pomeriggio, come stai? Buon pomeriggio, buonasera, ciao. Eccolo. Buonasera a tutti quanti voi, grazie. Che hai fatto da 3 di Union a questa giornata che dedicata. Ho fatto da 3 di Union, che brutta parola. È vero, ma devi spiegare ai ascoltatori adesso cosa significa 3 di Union? Ta-ta-ta-ta. No. Lancia un quiz, dai. No, io tengo una battuta, qualcosa dice quando. Vabbè, siamo sta. Allora, volevo dire, oggi parliamo di teatro. Con la soprattutto... T maiuscola. Tutte le linee che ha B maiuscola con la B, vabbè. Perché lui voleva dire bellissimo teatro, lo so, perché poi tra l'altro so che cosa capiterà stasera, quindi posso anche immaginare che gli passa già nella testa. Ho con me il direttore del centro studi delle arti e direttore artista anche dell'evento, il workshop del 24 di novembre. Buonasera anche a Rosario Trezza. Ciao Rosario. Buonasera. La cosa che stamattina mi hanno già detto su Facebook è cos'è il workshop. Io ho fatto una battuta, a differenza di uno stage è qualcosa che dove oltre che si vede si fa, coinvolge un po' tutti quelli che vogliono fare gli attori, che vogliono fare teatro, che vogliono esporsi nel mondo dello spettacolo. Quindi un po' che lo spieghiamo il workshop, come si evolve e come tu sei appunto appassionato a questa cosa nuovissima per quanto riguarda proprio l'approccio col teatro. Vabbè, appunto sono paroloni, uno vale l'altro, nel senso che servono solamente per coinvolgere negozio gente. Lavoro al negozio. No, che stage è utilizzato più dai francesi, il workshop è utilizzato più dagli inglesi, siamo là, noi utilizziamo il seminario che è un po' più appunto, pesante. Però alla fine la tipologia è la stessa, c'è chi mette a disposizione la sua conoscenza, la sua esperienza per i giovani che si vogliono affacciare a questo mondo. Sì, noi stiamo sì. Ti volevo chiedere appunto, il 24 c'è questo importante appuntamento, sì. Anche perché io avevo qui degli appunti, i promessi sposi, la novità del workshop, evento sì. Unico in Italia, i due eventi sono poi legati anche al fatto che tutti e tre i relatori, e poi lo diciamo, sono anche protagonisti del musical che debutta in campagna proprio 2 giorni dopo. E tu stasera abbiamo una sorta di comunicazione, di appunto interviste con gli artisti favolosi che fanno sì. Parte di questo evento importante. Ma io credo che la presenza di Enzo Fausto ci sia più indicata in radio per tanti motivi, per esatto. L'esperienza, per l'età, per come è vestito, per il bellissimo profumo che usa stasera, infatti volevo sapere, però non facciamo pubblicità. Io ho detto a Enzo accompagno in qualità di responsabile, però preferirei sentire la sua voce sì. Perché poi la mia voce è bruttissima in radio, no, e non se è vero, quando risentiremo la puntata in podcast poi rimarremo tutti quanti male, quindi Enzo lascia a te la parola che sai molte più notizie di me. Le so perché stivoli tu ogni giorno a dirle, a diffonderle nella giusta maniera, e poi ci di anche i corsi eventualmente. Allora Enzo, i promessi sposi a scuola, chi non li ha studiati, chi non li ha rimembrati insieme alla Divina Commedia, qualcosa che ci fa sognare i tempi della scuola, però insomma la cosa che avrà il 27 è qualcosa di favoloso, e quindi vuoi un po' spiegarci eventualmente proprio il musical, questa bellissima poi struttura e poi la parte dove avrà il tutto. E quindi noi avremo stasera che cosa? La prima telefonata dedicata ad una bellissima donna che tu sai che mi piace tantissimo. Vai. Hai terminato, sì, posso un minuto, allora, poi potremmo, benissimo, pochissimi secondi, tirerò fino alle 23. Allora vai. Ecco, dunque, workshop
del 24 novembre, unico in Italia. A mio parere irripetibile, perché i ragazzi, che cantanti, attori, ballerini, che saranno nella possibilità di potervi partecipare, perché a numero chiuso, te l'ho detto già nella diretta l'altra volta, in questo workshop organizzato a più mani, qui il direttore artistico è proprio Rosario, che è proprio qui che insieme a noi, avrà come relatori tre pezzi, ma di quelli grossi, che messi insieme, insomma, una cosa mica da poco. Parliamo di Vittorio Matteucci, il Frollo di Notre Dame. Parliamo di Gio Di Tonno. Gio Di Tonno, vai con gli applausi. Vince il Festival di Sanremo, tale e quale show, ed era il Quasimodo del Notre Dame, ed è favoloso. Anche favoloso. E poi Graziano Galatone, questo non l'aspettavo, che era non solo, il Febo, Capitano Febo, straordinario nel Notre Dame, ma è il Renzo dei Promessi Sposi. È Renzo dei Promessi Sposi. Questi tre artistoni saranno i protagonisti di questo workshop unico in Italia, irripetibile a mio parere, perché non è una cosa semplice poter organizzare quello che è stato per, insomma, che sta per essere messo in scena. Due giorni dopo parte poi anche questo debutto a Napoli come si sposi. Quindi allora, guarda, che coincidenza. Non bruciamo tutto, non ti bruciamo. Manteniamo un po' sulla corda, torniamo alla musica e poi saremo qui sempre con voi fino alle 20 con tante belle cose. Intanto abbiamo un gruppo, I Won't Be Lost With You, che appunto ci fa un po' tornare alle note musicali. Vi ricordo, per le vostre note curiose, WhatsApp al 334 10 10 12, oppure Fabio, la nostra mail di studio è diretta a @radiocastelluccio.it. continuate a seguirci, a tra poco. Allora, noi tra poco ci collegheremo con chi? Con una, io vorrei un attimo anche farla conoscere, Fabio, vogliamo far altro conoscere questa attrice. Io avevo qua un appunto sulla su Rosalia Misteri, che tra poco il nostro Rosario chiamerà. Chissà dove sarà, dove sarà, sarà a nord, a sud, sarà a fare trekking, stretching. Da dove ci chiamerà? Non lo posso sapere. Non si può sapere. Potrebbe capitare anche un momento di Activia, non lo so, potrebbe succedere di tutto e di più. Questa è bellissima. Allora meglio non sapere, va? Sarà tutto live. Tutto live, esatto. Meglio non sapere. Dai, Fabi, vieni. A proposito di quello che abbiamo detto prima, ci sarà questo workshop importantissimo a partire dal 24. È il 24. Esatto, tutta la giornata del 24. Tutta la giornata del 24. Poi diremo dove, con chi. Lo ripeteremo. Per chi ci ha già ascoltato prima ed è interessato a partecipare a questo workshop, seminario, stage, chiamatelo come volete, può contattare il numero 339 37 85 795. Per saperne di più, per prenotare il il provino, insomma. Chi vuole sapere deve chiamare e basta, oppure mandare un'email a marcellatroise@libero.it. Ripeto il numero 339 37 85 795. Se non avete preso il numero, fate una bella cosa: inviateci al numero della radio il vostro numero, perché vedete ricontattati. Vi chiamiamo noi, anzi loro, quelli del CSA, Centro Studi delle Arti. Salutiamo Maria Giovanna, mi ha messaggiato: vive il teatro in tutte le sue forme. Enzo, che dici? Vieni un po' bene, insomma, vive il teatro in tutte le sue forme, e questa è una forma di quello importante. Allora niente, tu stai per annunciare una prima telefonata, il primo grande regalo che Rosario ha dato a te e a tutti i radioascoltatori, che è un contatto telefonico con Rosalia Misteri. Tu stavi per dire chi è Rosalia Misteri. Ci vuole, Ci vuole alla grande. Io personalmente lo farei anche volando. Ma infatti, io adesso ho perso la pagina. Allora ti dico subito: Rosalia Misteri. So che già il nome è Esmeralda, insieme a Lola Ponce, Grande Parì. Ed è la monaca di Monza dei Promessi Sposi di Michele Guardini. Tosca di Amore Disperato di Lucio Dalla. Questa è carinissima. Una ragazza straordinaria, bellissima, affascinante. Insomma, che dici? No, non dico niente più. Basta così. E tra poco sarà qui a
parlare e a dire con qualcosa con voi. Noi la chiameremo, quindi qualche segreto anche, cioè, diciamo, della... pochi minuti, mettiamo pochi in attesa minuti. Pochi minuti, ci studiamo un attimo delle cose, senza, noi siamo emozionati, vero Peppe? Sarà un naso rosso. No, mamma, vabbè. Sarà un ring rosso come la prossima canzone, un red ring, You Break Down My Soul. Torniamo alla musica, sempre fateci compagnia al 334 10 10 200, in diretta con tante note curiose. Oggi si parla di teatro qui a Radio Castelluccio. Allora torniamo perché siamo, in effetti siamo alla fine. Grazie al nostro Fabare che oggi sa un po' di più di camerini e di, ma che è il numero della sì, ma è sempre incazzato, no, è teso perché lui voleva fare teatro da piccolo, no? E poi alla fine fa soltanto prosa. Prosa, nel senso che la prosa è quella cosa molto molto così. Comunque ragazzi, grazie Fabio. Ringraziamo il nostro Rosario Trezza che appunto che puntatone, mamma mia. Il nostro Enzo. E io un attimo, grazie per aver intermediato a questi. Grazie, prego, scusi, torna la canzone. E poi quindi lo troveremo appunto il 24 a Sant'Egidio del Monte Albino nella Cosa, esatto. Una bellissima struttura. Enzo, 20 secondi per te, perché so che tu sei dai tanto a battipaglia in questo ultimo momento, no. Sei molto molto cresciuto qui in zona. L'appuntamento per te per domenica, c'è qualcosa che so che è in ballo, il tabellone? Sì, la nostra rassegna teatrale riprenderà l'8 novembre, secondo spettacolo, entra in scena il maestro Edoardo De Filippo, una commedia brillante. Per ogni grande nome, diciamolo. Ed è targata San Arcanda Teatro, c'è la mia regia, sono anche interprete, Sogno di una notte in mezza sbornia. Ma tu chi sei? Chi sei? La regia di? Come ti chiami? Voglio la O come salutiamo da Andrea, Francesco, che voi che faccio l'autocensimento. Ma non, regia di Enzo Fauci. Grazie Enzo e per questa bellissima anga Stefania che ci ha supportato, Stefania che sta qui insieme a noi, in diretta il mio abbraccio caloroso a Rosario Trezza che è stato con noi. È vero, veramente grande il nostro regista, grazie a voi, grazie agli attori che ci hanno fatto compagnia. È un grande evento, 26, 29 per la partenza, 24 workshop. Grazie Fabrizio, grazie Fabio. Martedì prossimo ci ritroveremo qui a Radio Castelluccio, anche in podcast nelle prossime ore. Grazie a tutti. Ciao. Musica da trattare su Radio Castelluccio. Radio Castelluccio, a sud, la radio dei grandi successi.